Il tempo di Pasqua sta arrivando al suo compimento con la solennità di Pentecoste che celebreremo domenica prossima. Oggi celebriamo la solennità dell'ascensione di Gesù al cielo. Spendo una parola brevissima per dire che cosa celebriamo in questa solennità. Celebriamo due cose fondamentali. La prima, forse è quella che ci viene anche più in mente normalmente, cioè che Gesù compie il suo ministero. Compie il servizio che gli è stato affidato su questa terra e il mistero pasquale che lo ha glorificato e che ha mostrato che lui è il figlio eterno del Padre, lo compie tornando presso il Padre. Nel Vangelo di Giovanni Gesù prepara i suoi a vivere questo mistero durante i discorsi della cena. Vengo dal Padre, ho compiuto il ministero che mi è stato affidato dal Padre, torno al Padre. E questa forse è la cosa anche un po' comune, no? Che tutti sappiamo, che tutti mettiamo in conto quando celebriamo l'ascensione. Ma c'è un'altra cosa da aggiungere durante la solennità dell'ascensione. E forse questa qualche volta la sottodeterminiamo un pochino. Gesù non torna al Padre come ci è venuto. Gesù si è incarnato venendo a noi dal Padre e torna al Padre con un corpo segnato dalle piaghe della passione. Non è banale questo. Gesù porta dentro il mistero di Dio l'umanità e porta dentro il mistero di Dio l'umanità con le ferite della croce. Dio si è esposto all'uomo, ha vissuto una storia reale con l'uomo. Gesù non è stata una parentesi nell'esistenza di Gesù, l'incarnazione. Gesù è vero Dio e vero uomo e lo sarà per sempre. Dentro il mistero di Dio c'è veramente un uomo e c'è un uomo che ha vissuto una vicenda reale, ne porta i segni della passione. Questo è il figlio di Dio. Nella tradizione orientale allora c'è questa fortissima, no, accento che forse noi occidentali un po' sottodeterminiamo, della divinizzazione. Ciò che Gesù è per natura, il figlio di Dio, proprio perché si è incarnato e proprio perché ha portato l'uomo dentro il mistero di Dio, a noi è dato di viverlo per grazia. Gesù è il figlio di Dio per natura, Dio stesso. Noi possiamo vivere per grazia la nostra appartenenza al mistero di Dio. Non ce lo dobbiamo dimenticare questo. L'ascensione è certo che mostra chi è davvero Gesù. Ma mostra anche chi è davvero l'uomo, il destino dell'uomo, ossia la glorificazione che Dio riserva per l'umanità per la sua pura grazia. Proviamo a leggere il Vangelo che la liturgia ci presenta in questa domenica dell'Ascensione. Siamo sul finale del Vangelo di Matteo, il capitolo 28, ed è un testo davvero molto molto denso. Il Vangelo inizia dicendo: In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Attenzione, la tradizione del Vangelo di Matteo colloca la manifestazione del Signore risorto, l'ultima manifestazione del Signore risorto, in Galilea. La tradizione di Luca, ad esempio, lo colloca invece già a Gerusalemme. Cosa vuol dire che Matteo dice che i discepoli possono incontrare il Signore su un monte alto in Galilea? Beh, in Galilea dove tutto è iniziato, no? Se ci pensiamo, tutto è partito dalla Galilea. Il ministero di Gesù è partito al nord della Palestina, in Galilea. Devono tornare là. Vuoi capire davvero chi è il Signore risorto? Torna indietro. Rivivi il percorso che hai vissuto alla luce della croce e della risurrezione. Se ci pensate, anche quello che noi facciamo durante tutto l'anno liturgico, noi continuiamo a leggere la storia di Gesù a partire dal suo finale, a partire dalla morte e dalla resurrezione, dalla consapevolezza che abbiamo di Gesù, a partire dalla morte e dalla resurrezione, torniamo a rileggere la sua esistenza con quegli occhi che ci ha dato la risurrezione per capire chi è davvero Gesù. È lì che si può riconoscere il Signore risorto. Se vogliamo, anche è un mandato che Gesù dà alla Chiesa: mi riconoscerete risorto se non smettete di tornare alla mia vicenda, adesso che sapete come conclude, adesso che sapete dove va a finire la mia vicenda, è tornando lì, è rileggendo la storia che avete avuto con me che potete comprendere chi sono io e chi siete voi. E la Chiesa cerca di vivere, no, questo mandato, questo comando di tornare continuamente in Galilea, di giorno in giorno, di settimana in settimana, leggendo nella liturgia la vicenda di Gesù.
Questo è il grande dono che il Signore fa alla sua Chiesa. Ma se volete, il Signore ci dà anche un metodo nella nostra vita. Questo vale in sommo grado con la sua storia, no? Vuoi riconoscere il risorto? Torna in Galilea e rileggi la mia storia a partire dalla croce e dalla resurrezione. Ma forse questo vale anche per la nostra vicenda personale. Vuoi comprendere chi sono per te? Vuoi comprendere in che senso io sono il risorto per te? Torna indietro. Rileggi di continuo la tua vita alla luce della mia morte e risurrezione. Torna ai fatti cruciali della tua esistenza. Prova a rileggerli alla mia luce. È un metodo per la Chiesa, ma è anche un metodo per la nostra storia personale. Noi possiamo riconoscere il Signore che passa nella nostra vita se torniamo sui fatti della nostra vita e li leggiamo alla sua luce. Non siamo mai contemporanei della manifestazione del Signore. Qualcuno sì, a qualcuno è dato qualche dono di grazia speciale di avvertire una presenza del Signore nella sua vita con un'intensità tutta particolare. Ma ordinariamente noi riconosciamo il Signore tornando a rileggere la nostra storia e facendola dialogare con il Vangelo e con la morte e la resurrezione di Gesù. Anche la nostra vita è un continuo ritorno in Galilea per poter riconoscere il Signore. Andiamo avanti ancora un pezzettino. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. È bellissimo questo insieme di queste due frasi. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Si prostrano, compiono un atto di riconoscimento del Signore, compiono un atto di adorazione del Signore, e però assieme dubitano, e però assieme conservano un po' di dubbio nel loro cuore. È la condizione permanente dell'uomo e della Chiesa. Noi viviamo un tempo dove la fede non è mai un dato, non è mai un punto fermo, non è mai, rischiamo quasi il fondamentalismo, no? L'adorazione e l'affrontare, no, anche quelle ombre che possono nascere nel nostro cuore è un mandato perenne. Non dobbiamo spaventarci delle domande, delle questioni, a volte dei dubbi, no, che possono nascere nella nostra vita. Fede e adorazione del Signore vanno sempre assieme. Dubbio e adorazione sono estremamente legati, estremamente parenti. E noi viviamo, no, nella nostra vita quando viviamo queste due dinamiche. Quando nella nostra vita viviamo una fede che non si pone mai una domanda, non si pone mai una questione, c'è da dubitare che quella fede lì sia ancora viva. Potrebbe essere diventata così insignificante che non la pongo più in questione, ma perché tanto non è così importante nella mia vita. Sì, vado avanti, faccio delle pratiche, vado avanti di volta in volta, ma non mi è più così decisiva questa fede. Non la metto neanche più in dubbio. Oppure d'altra parte può esserci la fobia, no, del dubbio. Oh mio Dio, se ho un dubbio, allora non ho più la fede. No, è una condizione permanente quella della nostra vita, di vivere il riconoscimento del Signore e di affrontarlo anche nelle questioni della nostra vita. Non può essere piatto, no, in qualche modo l'encefalogramma della nostra fede. Ha normalmente dei sali e degli scendi, no? E questa cosa è decisiva, questa cosa è importante, no? Lasciatemi aggiungere anche un dettaglio su questo. Essi però dubitarono. C'è un dubbio che può nascere dal dolore nella nostra vita, no? Ho vissuto un'esperienza faticosa e non riesco a riconoscere il Signore. Ma c'è anche un dubbio che a volte nasce per il troppo bello per essere vero. Guardate che può esserci questa cosa. Dubito del Signore perché, dai, è troppo bello, è una consolazione nella mia vita, ma non può essere così bella la nostra vita. Può diventare quasi un dubbio, no, la bellezza della fede. Invece che bello, no, se sappiamo vivere questa dinamica normale di adorazione e di una fede che a volte si questiona. L'ultima cosa, no, che vorrei dire, il Signore poi dà il mandato a Suoi a fare discepoli in tutte le nazioni e poi la promessa finale. Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Può essere un velo di tristezza l'ascensione di Gesù al cielo, no? Perché sarebbe così bello averlo ancora sulla terra. In realtà il dono che il Signore fa ai Suoi è che salendo al cielo non è più collocato in un luogo, ma è di tutti. L'ascensione ci garantisce che adesso per tutti gli uomini è possibile un incontro con il Signore. Allora auguro a tutti un'ottima festa dell'ascensione, sia una festa in cui imparare a rileggerci alla luce del risorto,
sia la festa in cui non aver paura della nostra fede che attraversa la certezza, attraversa il dubbio, e sia la festa in cui riconoscere che per noi è possibile un incontro col Signore, perché il Signore non è in cielo perché adesso non vuole più incontrare gli uomini, ma vive nella gloria del Padre perché per tutti gli uomini sia possibile un incontro reale e vivo con Lui.